Assenza dei temi della legalità e della sicurezza nel documento presentato dal Governo sulla programmazione dei fondi strutturali europei 2014-2020. Il sindaco di Agropoli, Franco Alfieri, scrive al Presidente del Consiglio, Enrico Letta, al Ministro dell'Interno, Angelino Alfano, e al Ministro per la Coesione Territoriale, Carlo Trigilia, chiedendo maggiori risorse per garantire la sicurezza nel Mezzogiorno. È immediatamente percepibile che il bisogno di sicurezza nelle regioni del Sud Italia è assolutamente primario a causa del pesante influsso della criminalità organizzata, scrive il primo cittadino agropolese. In particolare la situazione della Campania, così pesantemente colpita dai fenomeni criminali riconducibili alla camorra, sarebbe irrimediabilmente compromessa se non si portasse avanti la politica improntata alla garanzia delle condizioni di sicurezza per le comunità locali, intrapresa nel corso della precedente programmazione dei fondi strutturali. D'altro canto, come ha affermato il presidente Napolitano, la spesa dei fondi dell'Unione Europea è e resta la carta per lo sviluppo del Sud. Il comune di Agropoli, aggiunge Alfieri, ha avuto la preziosa possibilità di attingere i fondi del PON Sicurezza per la programmazione 2007-2013 ed ha pertanto potuto attuare iniziative di grande impatto e di sviluppo per il territorio, consistenti nella programmazione di un sistema di videosorveglianza di un campetto sportivo polifunzionale che è stato intitolato a Peppino Impastato, giornalista noto per le sue denunce contro le attività mafiose che ha pagato con la vita il suo impegno contro la criminalità. Da ciò si comprende che i fondi stanziati a valere sul PON Sicurezza hanno rappresentato nella programmazione 2007-2013 un'importante opportunità di sviluppo. Interrompere questo virtuoso percorso significherebbe annullare anche i risultati finora ottenuti.